del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù sia con tutti voi. Iniziamo questo nostro cammino verso Natale. E forse il primo passo che possiamo fare è di smettere di estendere quella vita piccola che apparentemente ci sembra banale, insignificante. Noi pensiamo che gli errori grandi della nostra vita sono cose evidenti, quelle più gravi, in realtà sono lo sciupare le piccole cose. Quando cominceremo allora a coltivare la speranza di una umanità più umana? Quando cominceremo a scoprirci per ogni piccola cosa, per ogni essere umano? Riuscire ad essere attenti ad ogni piccola cosa, come San Francesco, essere attenti ad ogni essere umano, ad ogni animale, ad ogni pianta, ad ogni creatura, rende la vita degna davvero di essere vissuta. Diceva René Guyon, questo discendente dopo di Charles de Foucault, che il mondo sarà meraviglioso finché ci saranno persone capaci di meravigliarsi. Lasciamo un po' di silenzio. Chiediamo questo primo gesto di questa settimana che verrà verso il Natale, di essere attenti alle piccole cose e di continuare a meravigliarci. Gesù, tu ci chiedi di non chiudere le porte, perché se facciamo così la tristezza non può uscire e la gioia non può entrare. Tu vuoi che facciamo un passo avanti, pur sapendo che dobbiamo perdere l'equilibrio per un attimo, per ogni passo che facciamo. Gesù ci ha insegnato che la gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere. Gesù ci ha insegnato che nessun filo spinato può rallentare il vento, che non tutto quello che brucia si consuma. Ci ha insegnato che l'eternità è non abituarsi e che il nostro grado di libertà si misura dall'intensità dei nostri sogni.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. È parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia dei popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ecco, abbiamo 4 settimane per provare a cambiare qualcosa. Spesso noi arriviamo a Natale di corsa e non abbiamo cambiato nulla. E non abbiamo nemmeno pensato che potevamo avere una grande occasione per cambiare qualcosa. Spesso mi chiedo qual è il regalo più bello che puoi offrire a te stesso e alle persone che ami. Qual è il regalo più bello che puoi farti o fare per Natale? Io credo che il regalo più bello sarebbe quello di prendere l'occasione di queste 4 settimane con calma e provare ad ascoltarci, visto che non ci si ascolta più. Provare a fare un gesto, un passo, invece di lamentarci. Provare ad aprire gli occhi e guardare meglio, ritrovare un po' di silenzio proprio per guardarci dentro, per risvegliare ciò che dorme dentro di noi. Vedete, abbiamo vissuto per anni un materialismo pietoso, poi un sacco di gente si è buttato sullo spiritualismo, quindi massaggi, yoga, qualunque forma di meditazione, ci si sono buttati a bestia su questa roba. E io credo che davvero questa dimensione più spirituale poteva offrire un grande aiuto al progresso psico-affettivo di ognuno di noi. Il problema è che questi metodi di meditazione, di contemplazione, si sono fermati a schemi troppo alti, senza una evoluzione semplice, naturale. È come se per tutti noi fosse mancata quella conoscenza sperimentale del Vangelo, dell'esperienza di Dio. Il silenzio produce dentro di noi dolcezza e forza, sobrietà e libertà. Io credo che se io prego, se io sto in silenzio o se io faccio qualunque cosa meditativa, mi deve servire per campare, non per separare la vita da me. Io voglio di fare le cose per l'umanità. A volte provocando dico preferisco morire con tutta la povera gente che campare 100 anni da vegano. Non me ne frega nulla di campare 1 anno di più delle persone. Io vorrei che tutti stessero bene, che tutti campassero 1 anno di più. Spesso le nostre ricerche sono molto egocentriche, sono molto scollegate dalla vita. E allora il Natale invece ci dice di tornare concreti, la concretezza. Ascoltati. Alzati, guarda. E questa armonia dentro di noi porta a una costante semplicità, porta a un'assenza di pose pensate prima, ci libera dalle maschere. Vedete, chi cerca il senso della vita passa sempre attraverso i dubbi, attraverso le incertezze. Purtroppo nella vita non si può scappare. Devi attraversare il dolore, devi attraversare il silenzio, devi attraversare una crisi. E ogni volta che siamo scappati non abbiamo mai risolto un granché. E allora forse queste 4 settimane ci servono per farci un bel regalo, quello finalmente di ascoltarci, quello finalmente di decidere di non scappare più e di attraversare
tutta questa maledetta fatica di vivere. Abbiamo 4 settimane per ritrovare silenzio, per fare una pausa, per riallacciare rapporti con la nostra identità più profonda, più autentica. Abbiamo 4 settimane per provare semplicemente a vivere, prendendoci molto meno sul serio, pensando che non tutto dipende da noi e che il regalo più bello che puoi fare è fidarti, proprio quando sembra che non c'è più possibilità di fidarci. Vorrei ricordarvi che la fede vera non è quella prepotente nostra che Dio c'è. La fede vera è chiudere gli occhi e fidarsi. La fede vera è quella di Maria che dice sì e si fida, di Giuseppe che non ci capisce nulla e si fida, di Giovanni. La fede vera è quando non ci capisce nulla, chiudi gli occhi e ti fidi. Avete notato che spesso, proprio quando non facciamo nulla, il nostro essere matura. I cambiamenti più veri della nostra vita non sono stati quando abbiamo fatto, corso, ma quando siamo stati fermi. Abbiamo aperto il cuore e abbiamo permesso alla luce del cielo di scendere su di noi. E ricordiamoci che alla fine di queste 4 settimane troveremo un bambino che ci chiede di imparare da lui 2 cose sole, l'umiltà e la mitezza. Spesso la nostra grande resistenza viene dall'orgoglio. L'orgoglio è da quella fierezza di adulti che non ammette di essere debole, che non ammette di aver fallito, che non ammette la fragilità. E allora l'avvento, che è questo inizio di oggi, inizia da un po' di neve, da tanta pioggia, dal suono che prende il bosco quando ingiallisce le foglie, come se l'avvento inizia quando l'albero abbandona la foglia al vento. Forse questo potremmo fare, permettere al vento di portarci via e di farci rinascere di nuovo. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei. E con la mano che non vede nessuno, con la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi. Tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi. Fino alla tasca del pomeriggio, all'altra tasca ti porto se vuoi.
ti saluterei. Per misurare quanto grande e quanto è piccola la vita di un uomo e di una donna, toglici quell'orgoglio di vergognarci, che venga fuori la nostra debolezza. Fai che sentiamo l'odore casto e gentile della semplicità. Siamo qui per riprendere fiato, per ritrovare il coraggio dell'impossibile che può, del nostro amore radunato dentro il palmo di una mano. Vediamo se in questa prima settimana, prima di Natale, riusciamo a farci tornare a battere il cuore e tornare sensibili per attendere qualcosa di nuovo. Perché pensiamo che ormai non c'è più nulla da fare, che è tutto scontato, che non arriverà niente di nuovo. Uno dei dolori peggiori che ho in questi ultimi mesi è pensare ai giovani che vedono il futuro come una minaccia e non come una delle più belle opportunità della loro vita. Io mi ricordo che per noi il futuro era una delle più belle opportunità e invece vedere una minaccia è la cosa più triste. Proviamo allora in questa prima settimana a rifarci battere il cuore, a tornare sensibili e attendere qualcosa di nuovo. Proviamo a vigilare su ogni moto della fantasia che ci nasce dentro, su ogni nuovo slancio di coraggio che parte da dentro di noi, su ogni accenno di libertà che risveglia in noi, su ogni inizio di generosità, anche fosse piccolo, questo inizio di fantasia, di coraggio e di generosità.
crediamoci. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare la vita, amare Dio e amare le persone con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.